per la rose cake ci servono, per la base, 300 g di uova, 300 g di zucchero, 300 g di farina, 300 g di burro e una bacca di vaniglia. Per la bagna, 500 g di acqua, 150 g di zucchero, 70 g di rum scuro. Per la farcitura, 500 g di latte, 100 g di panna, 140 g di zucchero, 120 g di tuorli, 30 g di amido di mais, 30 g di amido di riso, 25 g di burro, una bacca di vaniglia, 1 g di sale, 100 g di cioccolato fondente. Per la crema al burro, 200 g di latte, 200 g di panna, 100 g di tuorli, 80 g di zucchero, una scorza d'arancia, 500 g di burro, 1 g di sale e una bacca di vaniglia. Rimanendo in tema anglosassone con la crema, andremo a fare una preparazione di cake, quindi diciamo molto simile a un pan di Spagna, ma non lo è, per creare la base della nostra torta. In questo caso metto le uova in planetaria e inizio a farle montare. Velocità sostenuta e lo zucchero lo aggiungo in 3 volte per evitare che si depositi sul fondo. Nel frattempo preparo la bacca di vaniglia. Questa tenetela da parte. Nel frattempo ammorbidisco il burro in una ciotola, così, per evitare di perdere la montata delle uova. Le uova saranno pronte quando avranno questa consistenza. È importante utilizzare le uova a temperatura ambiente per ottimizzare lo sviluppo. Fate attenzione che molte volte lo zucchero rimane sul fondo della boule, quindi con l'aiuto della marisa portatelo su in questo modo. Arrivati a questo punto, inserisco il burro, anche questo in 3 volte. Aumento i giri della planetaria. Nel mentre che gira l'impastatrice, mi setaccio la farina. Delle volte si formano dei grumi dovuti all'umidità, quindi vi consiglio sempre di fare questa pratica. La setacciate su un foglio di carta da forno, poi sarà più facile inserirla all'interno della boule. Fermiamo la planetaria, questa è la consistenza, molto spumosa, molto cremosa, e travasiamola in una boule più larga. 4 quarti prende il suo nome dalla ricettazione, sono 4 parti, tutte uguali, zucchero, burro, uova, farina. È un cake molto compatto e la differenza tra un cake e un pan di Spagna è proprio nella sofficità. Il pan di Spagna è più leggero, il cake diventa già più strutturato, come vedete c'è la presenza di burro, quindi è un qualcosa di più ricco. Adesso vado a versare tutto in uno stampo a cernire. Ovviamente sempre infarinato e imburrato, vado a versare dentro tutto il composto. Lo batto per fare in modo che la superficie si autolivelli, poi in forno, 180 gradi, all'incirca per 30-35 minuti. Forno ventilato, sempre. Mi serve una ciotola? Ce l'ho. Non spaventatevi, sono tutti ingredienti che ci occorrono, ma qui abbiamo la bagna e di qua la crema al cioccolato. Andiamo poco alla volta. Per la bagna, zucchero, acqua. E vi ricordate quella bacca di vaniglia utilizzata che abbiamo messo da parte? La mettiamo qui e portiamo tutto a ebollizione. Quando lo zucchero sarà sciolto del tutto, spengo e lo lascio raffreddare a temperatura ambiente. Occhio, non mettete l'alcol quando la bagna è calda, altrimenti evapora tutta la parte alcolica. Io la voglio conservare, quindi aspetto che arrivi a temperatura ambiente. Nel frattempo, crema al cioccolato. Latte e panna a scaldare, fiamma media, vado di vaniglia, taglio le punte, la incido per lungo, la apro leggermente e via. In una ciotola bella grande inserisco i tuorli e lo zucchero. E misceliamo il tutto fin quando lo zucchero non si scioglie completamente. Una volta mischiato bene tuorli, zucchero e amidi con un pochino di latte caldo, verso in pentola e inizio a frustare. Ecco qua, una volta pronta la crema, tolgo la frustina, occhio alla bacca di vaniglia che abbiamo lasciato in infusione e verso il contenuto in una bella ciotola larga, così si raffredda prima. Ed ora schiaccio sui bordi e la faccio raffreddare. Man mano che si raffredda adesso vado ad aggiungere il sale ed il cioccolato. E adesso facciamolo sciogliere all'interno della crema. Così. Vedete com'è bella lucida? E manca ancora un ingrediente, il burro.
Ecco amalgamato tutto, crema bella lucida e sempre, mi raccomando, il test. Molto buono. Fidatevi sempre del vostro palato, perché dice sempre la verità. Copriamo la crema con pellicola a contatto e la lasciamo raffreddare in frigo per almeno 2 ore. Riprendiamo il nostro cake 4 quarti che ho già livellato, tagliato in due, e adesso lo andiamo a bagnare leggermente. Solitamente il cake 4 quarti non viene bagnato, in questo caso gli voglio dare un sentore di rum per spezzare un po' la dolcezza del cioccolato. Ecco raffreddata la bagna e aggiungo il rum. Voilà! Prendiamo un anello dell'acetato leggermente più alto che ci aiuterà a far stare la nostra torta dritta e stabile. L'acetato tagliatelo leggermente più lungo rispetto alla lunghezza totale del cerchio e inserisco il primo disco. Inserisco bene sul fondo e inizio a bagnarlo dall'esterno verso l'interno, appena appena, giusto per dare quel sentore di rum e vaniglia. Lo lascio riposare e mi dedico alla crema al burro per decorare la torta. Andremo a fare la crema inglese. Per fare la crema inglese serve una cosa fondamentale: il termometro. Questo vi serve. Se volete fare dei dolci a casa non c'è bisogno di spendere chissà quale cifra, ma il termometro è essenziale. Per fare la crema inglese metto in pentola il latte, la panna, e faccio scaldare sul fuoco. La crema inglese è la base di tante preparazioni. Si può fare la crema al burro, come la crema che faremo adesso, una mousse, una bavarese. È una delle preparazioni basiche della pasticceria che bisogna conoscere insieme alla crema pasticcera. Aromatizzo la crema inglese con la vaniglia e l'arancia. D'altronde, arancia, rum e cioccolato, cioè, c'è niente di meglio. Quando fate questa operazione fatela direttamente sulla pentola in modo da raccogliere tutti gli oli essenziali dell'arancia. Qui non ci sono gli amidi, quindi vado ad addensare la crema semplicemente con i tuorli. E per questo è importante non superare una temperatura che non dovete mai dimenticare, 83 gradi. Massimo 85, ma non di più, altrimenti il sentore di uovo diventa troppo forte e prevale su tutto l'equilibrio della crema. Andiamo a miscelare i tuorli con lo zucchero e in questo caso aggiungo anche il sale. Una volta scaldato il latte lo verso sui tuorli per intero senza rimuovere le bucce d'arancia e la vaniglia. Miscelo tutto per bene facendo sciogliere tutto lo zucchero sulle pareti. E questo è un metodo di infusione degli aromi a caldo. Come avete visto ho scaldato il latte con la panna, ho inserito vaniglia e arancia. Tra poco vi faccio vedere un altro metodo di infusione che è l'infusione a freddo. Verso di nuovo tutto in pentola. E adesso con molta calma e attenzione, fiamma bassissima, e vado ad agitare la crema sul fuoco fino a raggiungere gli 83 gradi. Non state lì col termometro tutto il tempo, ma quando notate che la crema inizia a coprire la superficie della vostra marisa o del vostro cucchiaio, vuol dire che siete vicino ai 75 gradi. Quindi arrivate a quel momento, inserite il termometro. Eccoci qua, 83 gradi. Tolgo dal fuoco, continuo ad agitare per 30 secondi e poi verso il tutto in una ciotola, in modo da filtrare l'arancia e la vaniglia. Ecco vuol dire che fa. Occhio a premere bene sugli aromi, così. Arrivato a questo punto, pellicola a contatto e vado in frigo. Occhio che questa non deve diventare fredda, mi serve a temperatura ambiente, quindi 22-24 gradi. Bella quantità di burro, andiamo a renderla più elegante e fine con la crema inglese. Occhio, il burro deve essere a temperatura ambiente, non freddo, altrimenti la planetaria sta lì a girare una settimana. E inizio a far girare. Velocità moderata e di tanto in tanto raschiate il fondo della planetaria per evitare che si faccia sempre quell'accumulo di burro freddo in fondo. Quando la crema inglese arriva a temperatura ambiente e il burro è già ben montato, come me ne accorgo? Dal colore. Deve essere bello chiaro. Colore bello chiaro. Inizio a inserire a filo la crema inglese. Poco per volta, aspetto che venga assorbita dal burro e così via. Ecco la crema al burro pronta. Eccola qua, bella sostenuta, perché il burro appunto la sostiene, la fa stare su, ma allo stesso tempo i sentori e il profumo della crema inglese.
Questa non mettetela in frigo fino al momento dell'utilizzo, quindi la teniamo da parte per decorare la torta. La nostra base, crema al cioccolato che abbiamo fatto prima, creo sempre la mia bella girella, non lesinate sulla crema, fate un bello strato di crema, perfetto. E poi se vi avanza un po' di cioccolato, io gliel'ho messo, secondo me ci sta. Coperchietto, schiaccio bene fino a pareggiare la torta con l'anello e bagno anche la superficie, sempre dall'esterno all'interno, e faccio il giro di tutta la torta. Perfetto, arrivati a questo punto io vi consiglio di lasciar riposare la torta nel suo anello con l'acetato in frigorifero per almeno mezz'ora, in modo che si assesti. Poi dopo passiamo alla decorazione. Ho tolto la torta dall'anello e dall'acetato ed eccola qui, e inizio a stuccarla, quindi inizio a creare questa camicia di crema al burro intorno. Vado di sacca a poche a creare un piccolo giro, così, ne creo un altro poco più sopra. A questo punto la spatola vado a schiacciare sui bordi, uno strato sottilissimo, così, appena appena. Così elimino l'eccesso e distribuisco bene su tutti i lati della torta. E adesso vado sulla superficie e copro tutta la superficie. Succare la torta serve a uniformare tutta la superficie e anche a proteggerla dall'umidità del frigo, perché i dolci, dovete sapere, temono l'umidità. Con un po' di carta elimino così l'eccesso. Quando la torta è tutta ben stuccata, parto a fare le rose. Bocchetta riccia, in questo caso riccia francese, quindi con i dentini più stretti, e inizio a farle su tutta la superficie. Quindi un bel giro, così, e via. Come disegnare una spirale ripetuta su tutta la torta. Vado con la decorazione finale, mi lascio un segnetto qui per avere un riferimento e faccio un bel ricciolo così tutto intorno. Finalizzo con dei ciuffetti. Ovviamente io ho lasciato il vuoto al centro perché questo tipo di torta si presta bene per gli eventi. Potete scrivere al centro buon compleanno, buon anniversario, buon San Valentino, quello che volete. Io vi ho proposto il dolce, l'occasione speciale la scegliete voi. Insomma, buon dolce! Per la rose cake partiamo dalla base. Montiamo in planetaria le uova aggiungendo poco alla volta lo zucchero. Uniamo i semi della bacca di vaniglia e continuiamo a montare. Aggiungiamo il burro ben ammorbidito, montiamo ancora per qualche minuto. Intanto setacciamo la farina su un foglio di carta da forno. Travasiamo il composto in una ciotola ampia e aggiungiamo la farina poco alla volta mescolando. Versiamo l'impasto in uno stampo a cerniera imburrato e infarinato. Inforniamo a 180 gradi per 35-40 minuti. Prepariamo la bagna. In un pentolino facciamo scaldare lo zucchero, l'acqua, il baccello della bacca di vaniglia e portiamo a ebollizione. Lasciamolo raffreddare e poi aggiungiamo la parte alcolica. In un'altra pentola scaldiamo il latte e la panna, aggiungiamo i semi di una bacca di vaniglia e il suo baccello. In una ciotola versiamo i turli e mescoliamo insieme allo zucchero. Uniamo anche gli amidi. Travasiamo il tutto nella pentola con panna e latte caldi. Travasiamo la crema in una ciotola ampia. Aggiungiamo sale e cioccolato fondente tritato. Mescoliamo nuovamente per far sciogliere il cioccolato e facciamo sciogliere all'interno anche il burro. Copriamo con pellicola a contatto e lasciamo riposare la crema in frigorifero per almeno 2 ore. Riprendiamo la bagna, aggiungiamo il rum e recuperiamo anche la base che abbiamo livellato sui bordi e diviso a metà orizzontalmente. Appoggiamo sull'alzatina un anello, ricopriamo l'interno con dell'acetato e adagiamo all'interno il primo strato di cake. Distribuiamo sopra la bagna, mettiamo da parte, intanto dedichiamoci alla crema al burro. In una pentola versiamo il latte, la panna e facciamo scaldare. Inseriamo i semi, il baccello di vaniglia e la buccia d'arancia. In un'altra ciotola misceliamo i torli con lo zucchero e il sale. Versiamo all'interno il composto di latte oramai caldo. Mescoliamo ancora e riportiamo tutto in pentola, portiamo alla temperatura di 83 gradi. Filtriamo la crema e copriamola con pellicola prima di metterla in frigorifero a raffreddare. È il momento della crema di copertura. Montiamo il burro e una volta montato uniamo la crema inglese continuando a mischiare.
Riprendiamo la base e facciamola con la crema al cioccolato e del cioccolato a scaglie se l'avete. Chiudiamo con il secondo strato di cake e bagniamo la superficie. Lasciamo riposare la torta almeno mezz'ora in frigorifero. Stucchiamo tutta la superficie della torta con la crema al burro. Decoriamo con la sacca poche formando tante roselline di crema al burro. Lasciamo libero un disco centrale che riempiamo con scaglie sottili di cioccolato fondente. Il vostro dolce è pronto per la festa.